Cari amici appassionati di orologi, bentornati. Cosa c'entra il mio Omega Speedmaster Mark II del 1969 col video che vedremo oggi? Beh, arriviamoci per gradi. In attesa di perfezionare e produrre il proprio calibro di manifattura 100% made in Italy, realizzato a quattro mani con la più importante azienda manifatturiera di movimenti per orologi in Italia, e io ho già visto le foto e forse ho detto anche un po' troppo rispetto a quello che sarebbe stato opportuno dire, Venezianico ha deciso di festeggiare gli importanti traguardi raggiunti nell'ultimo periodo con un cronografo che per equilibrio e calibro incassato è davvero una perla rara. Risultati quali oltre 7 milioni di euro di fatturato nell'ultimo anno, che sono andati a raddoppiare quello dell'anno precedente. Risultati come oltre 150 gioiellerie che distribuiscono il marchio in tutto il mondo, quasi 100.000 follower su Instagram, quasi 20.000 proprietari iscritti nel solo fan club su Facebook. Questi sono numeri che di certo non ci si aspetterebbe da un marchio di orologi nato da appena 7 anni, che fanno sì che Venezianico sia molto attenzionato dalla stampa estera e anche da molti clienti di orologi che li stanno acquistando, e sono risultati che hanno anche spinto l'azienda a rilevare un palazzotto storico all'interno di Saint-Donat per realizzare il proprio atelier che verrà inaugurato il 18 di questo mese, inaugurazione alla quale tra l'altro sarò anch'io, quindi se verrete avremo anche l'occasione di scambiare quattro chiacchiere. Bene, per festeggiare questo risultato l'azienda è riuscita a scovare in Svizzera un numero abbastanza limitato di movimenti d'epoca che secondo me sono tra i migliori calibri cronografici che esistono. Si tratta di Lemania 1873, conosciuto meglio dagli appassionati di Omega storici come calibro 861, derivazione diretta del Lemania 2310, che gli appassionati di Omega conoscono meglio come calibro 321, e che non è altro che quel movimento che ha subito degli stress test incredibili e molto stringenti da parte della NASA per equipaggiare il primo cronografo che poi sarebbe sbarcato sulla Luna. Un calibro che si caratterizza per quasi 50 ore di riserva di carica, in particolare io con il mio Omega 861 sono riuscito a raggiungere le 51 ore senza utilizzare il cronografo. Comunque le dichiarate sono 48 ore, che è spesso appena 6,87 mm, che si trova con 17 o 18 rubini a seconda dell'epoca di produzione, un calibro il cui cuore batte a 21.600 alternanze per 220 componenti. Nella sua robustezza è molto complesso. L'orologio trova alloggio in una scatola di legno totalmente artigianale con una piastra dorata con la scritta incisa Venezianico. Aprendo le due parti magnetiche laterali, all'interno troviamo un'ampia dotazione con l'attrezzo per la rimozione del cinturino del bracciale in alluminio con le due parti laterali avvitate, un cinturino artigianale italiano in pelle vera realizzato su progetto dei cinturini che la NATA aveva in dotazione, con la differenza che quelli erano in stoffa ed erano molto più lunghi per essere avvolti nella muta spaziale, un classico cinturino in gomma Venezianico, ampia rotazione di spring bar, targhetta con la scritta dell'orologio, orologio che vedremo prestissimo nel dettaglio e che è veramente affascinante, in questo caso il 37 di 69. Le sorprese non sono finite qua, perché andando a togliere il primo piano abbiamo anche il bracciale Canova Venezianico e un libretto di istruzioni
molto completo. Un Bucintoro che io ho avuto in altre versioni tra le mani diverse volte, ma che non era mai approdato nel canale Undersea Time fino ad oggi, con i suoi 42 mm di diametro, un lug to lug di 49 mm e uno spessore di appena 11,7 mm più vetro zaffiro bombato. La cassa è sormontata da una lunetta fissa, mentre a ore 9 si trova avvitata la placchetta con il numero di limited edition ed è sormontata da un vetro zaffiro bombato con un ottimo antiriflesso che garantisce una lettura ottimale in qualsiasi posizione con una distorsione veramente minima. All'interno troviamo il quadrante, un quadrante che è realizzato su più livelli, con il livello dei subquadranti e della scala interna a quella tachimetrica, che poi vedremo più nel dettaglio perché è molto particolare, che riproducono il suolo lunare, mentre nello strato superiore, che è realizzato con finitura Soleil, molto bella, troviamo la scritta Venezianico in oro Bucintoro e poi il logo Venezianico applicato, così come applicate sono gli indici che terminano con un puntino di superluminova dorati, così come dorate sono le sfere. Anche nelle sfere troviamo superluminova BGV9, nelle sfere, per via anche della quantità posata, è decisamente più visibile e visibile più a lungo rispetto agli indici, garantendo una leggibilità abbastanza soddisfacente. Nella parte esterna troviamo il tachimetro e la cosa interessante è che tra il tachimetro e il quadrante troviamo il countdown dell'allunaggio. In poche parole abbiamo tutti i momenti salienti del lancio che precedette l'allunaggio del 20 luglio 1969 con T60 che individua i 60 secondi precedenti al lancio, il countdown nel momento esatto nel quale è iniziato, l'accensione dei motori ed infine il lancio. Devo dire qualcosa di molto affascinante, ma andiamo a voltare l'orologio per ammirare il fondello a vista, assicurato da 8 viti che garantiscono anche 100 metri di impermeabilità e che tutto intorno ha una serie di indicazioni con le caratteristiche tecniche dell'orologio, la data esatta dell'allunaggio e con la scritta edizione limitata. Ammirando il fondello si può anche ammirare il funzionamento dei pulsanti cronografici in azione. La corona a ore 3 non è a vite, essendo l'orologio manuale, e ha un solo scatto, non essendo previsto in questo calibro la funzione data. I tasti si premono con un ottimo feedback netto e robusto e funzionano come in ogni cronografo, con lo start e stop a ore 2 mentre l'azzeramento è ore 4. L'orologio al polso è davvero una bellezza, con il cinturino in pelle artigianale che riproduce il design del cinturino che gli astronauti mettevano sopra la tuta e che lo rende davvero comodo anche per effetto della comodità complessiva di un orologio che non è particolarmente abbondante di diametro ed è molto sottile. Ed eccoci arrivati alle conclusioni. Venezianico Bucintoro 1969, prodotto in 69 esemplari, parte dei quali già prenotati, così mi è stato detto, da cultori appassionati del marchio per un listino di 4.500 euro. Un listino importante per un orologio che è rifinito in ogni minimo dettaglio e per la cifra richiesta non ci si aspettava e non ci si doveva aspettare nulla di meno, con un calibro che, mi ripeto, io ritengo uno dei migliori calibri mai progettati e prodotti nella storia dell'orologeria meccanica e dei cronografi meccanici, molto attuale per riserve di carica, per costruzione, per tenuta della precisione. Non sembra che abbia 56 anni. Venezianico ci dimostra tante cose, ci dimostra che nel mondo c'è spazio per l'orologeria italiana, se l'orologeria italiana dimostra capacità, caparbietà,
specialità e dimostra di portare e di custodire quelle caratteristiche che sono state in grado in passato di rendere l'Italia unica nel mondo. Ora, dopo anni in cui, devo dire, proprio gli italiani non sono stati particolarmente indulgenti e generosi con Venezianico quando tutto il resto del mondo la applaudiva, arriva anche il calibro di manifattura. Cioè, pensate un po', ovviamente non si poteva fare quando il marchio era una startup, fare calibro di manifattura costa un sacco di soldi. E certo fa riflettere come i francesi con i marchi d'orologeria francese siano assolutamente solidari, facciano il tifo, sostengano, così come i tedeschi, così come è successo agli spagnoli. In Italia no. In Italia vale la frase che diceva Indro Montanelli, quella frase vera ma abbastanza triste. Quando un italiano vede un uomo passare in Ferrari, il primo impulso non è quello di capire come comprarsela anche lui, ma come tranciare le gomme. E io pensavo che la gelosia fosse un difetto sardo, poi girando l'Italia ho scoperto che i veneti pensavano che fosse un difetto veneto, che i calabresi pensavano fosse un difetto calabrese, che i laziali pensavano fosse un difetto laziale. Insomma, è una peculiarità, definiamola così, nazionale, che non ha colpito solo veneziani. Ogni volta che c'è un marchio italiano che cerca di affermarsi nel mondo, soprattutto nell'ambito dell'orologeria, viene falcidiato proprio in patria. Peccato, peccato, perché potremmo dimostrare di essere migliori di come spesso appariamo. Io, e lo dico da produttore prima ancora che da recensore, faccio il tifo per Venezianico, le auguro altri 100 anni di questi successi, e vedere l'esempio di Venezianico non mi crea gelosia, ma mi fa capire che la dedizione, la caparbietà, la qualità di quello che si fa vince sempre, e che soprattutto nel mondo c'è spazio per l'orologeria italiana, che viene stimata e apprezzata quando c'è qualità e quando ci sono contenuti. Bene ragazzi, ci vediamo il 18 maggio a San Donà per l'inaugurazione della sede dell'atelier di Venezianico. Noi ci diamo appuntamento alla prossima video recensione. A presto!